Fortuna meno 10, quasi meno 5, copione già visto anche l'anno scorso. Appena tornato da Milano, ho ancora i piedi, i calzini fradici, scusate l'immagine, perché all'uscita dallo stadio c'è stato un acquazzone tremendo e ci siamo annegati. Addosso mi sono asciugato, ma le vesti sono ancora queste. Torniamo dopo un altro derby perso, come al solito ci metto la faccia, io come al solito ero presente, tanta gente la guarda in TV e ha il patentino di allenatore, adesso ci arrivo. Figura pessima, ennesimo derby perso male, niente da dire, perché credo che quando si perde 5-1 c'è poco da dire. Grande amarezza, la statistica sale, credo che siamo più o meno negli ultimi 20 derby a 3 vittorie, 3 ne avremmo vinti e tutti gli altri persi o raramente pareggiati. Prima di andare nel tecnico faccio due valutazioni su San Siro. La prima volta che sono andato a San Siro è nel 96, è la mia seconda casa, ancora non riesco a capire come gestirò l'addio a San Siro quando non giocheremo più lì. Ci sono due cose intollerabili. Pioveva dentro nel secondo tempo, chi c'era, soprattutto chi era al secondo blu, non so dalle altre parti, ma lo ha percepito. Non è possibile che in uno stadio di questa caratura piova dentro. E poi il wifi, uno può dire, beh, è una cavolata, non è una cavolata, la comunicazione è fondamentale. Oggi in uno stadio uno va per condividere dei momenti, le foto, i video, è giusto che sia così, per passarsi 2 ore, per divertirsi in leggerezza, e quindi bisogna dare la possibilità, se si fa la pubblicità negli stadi, condividi la tua foto e poi mandacela e poi vinci il premio, mi devi dare la possibilità di avere un wifi che funziona. Io mi ricordo quando andai a Glasgow in casa del Celtic, c'era un wifi che andava sparato. Non ricordo adesso, non ricordo sempre negli altri stadi, mi è rimasta in mente questa cosa di Glasgow. Ma in ogni caso ogni stadio oggi deve essere attrezzato con un wifi decente, tribuna stampa a parte. Questa cosa ancora non accade, per qualcuno sarà insignificante, però veramente se poi ci chiediamo perché alcuni sono dalla parte del cambio stadio, della demolizione di San Siro, possiamo anche capire il perché, perché purtroppo c'è uno stadio dove piove dentro, mentre nel secondo tempo è iniziato a venire giù questa acquazione, pioveva dentro, è una cosa veramente allucinante. Comunque, aperta e chiusa parentesi, io sicuramente nessuno si aspettava una sconfitta così, ero un pochino speranzoso, non mi aspettavo una partita facile, ma non di questo livello. Continuiamo a sbagliare sempre l'approccio alle partite, ed è vero anche a Bologna l'approccio sembrava essere giusto, avevamo fatto gol dopo 10 minuti con Giroud e poi Pulisic, ma il Bologna dopo 30 secondi aveva preso una traversa. L'anno scorso il Bologna al primo minuto ha fatto gol. Noi tantissime volte continuiamo a fare questi errori, io non capisco perché. L'Inter entra in campo nei derby sempre con più, come la dico alla napoletana, con più cazzimma in più, no? Io non lo so da cosa dipenda. Come non so da cosa dipenda dove si è decisa la partita, cioè sulla fascia di Dumfries ed Hernandez, dove Hernandez è andato palesemente in difficoltà. Continuo a dire che questo giocatore ha tanti limiti, però poi dopo bisogna dire perché Krunic è un cretino, o quelli meno, con meno appeal sono Jovic è un cretino, eccetera. E Hernandez è sempre un idolo. Hernandez continua ad avere delle palesi difficoltà, ma non diciamolo perché non si può parlare male di Hernandez. Non capisco Dumfries che cosa gli hanno dato per diventare così, perché in Olanda sarà stato anche bravo, ma all'Inter era una meba ed è diventato un fenomeno. Io non so come si faccia a far diventare Mkhitaryan e Dumfries due fenomeni in questo modo qui. Comunque, brava l'Inter che continua ad fare un percorso di crescita, di forza, di evidentemente lavora bene, ha lavorato bene anche sul mercato. Secondo me non è una scusante la sconfitta, però sull'1-0, prima di prendere il gol di Thuram, che è un bel gol, ma è anche un bel gol all'incrocio, che insomma, come dire, i gol all'incrocio sono sempre i gol all'incrocio, insomma, diciamo, ti è andata anche bene. Prima del gol di Thuram non facciamoci traviare dal 5-1, ma la palla l'avevamo sempre noi, avevamo avuto due ottime occasioni e sembrava che fosse il momento buono per il pareggio. Quindi delle volte le partite girano in questo modo. Nessuno sarà d'accordo
ovviamente con quello che sto dicendo, così come nessuno sarà d'accordo con quello che sto per dire adesso. Io non sono mai stato una persona, ma non per fare il bastian contrario, ma perché sono sempre stato così, questi sono gli effetti di tornare dallo stadio, che dà addosso agli allenatori. Non lo sono mai stato, io mi pongo sempre diversamente con gli allenatori, io mi metto sempre dalla parte degli allenatori, poi dopo si vede. Io sono letteralmente stufo, perché è l'una ed è dalle 8 che sento solo questi discorsi. Abbiamo trovato il capro espiatorio della sconfitta, che è ancora Stefano Pioli, che tra l'altro, siccome siamo in un paese dove la persona non viene mai considerata, poi a nessuno fregherà niente, però nelle aziende di datori di lavoro alla fine noi siamo dei numeri, no? Quando lavoriamo siamo dei numeri, non abbiamo, dobbiamo mirare a profitto e a risultati. Ecco, il calcio è la metafora di questo, perché tanto contano solo i risultati, non le persone. Ci sono tanti allenatori che fanno polemiche idiote o inutili. Pioli si pone sempre bene nella comunicazione, è una persona credo molto equilibrata. Secondo me ogni tanto ci vorrebbe anche rispetto per la persona, ma non abbiamo tempo ovviamente di dare rispetto alla persona, perché dobbiamo sempre criticare. Io mi chiedo perché alla prima sconfitta, seppur brutta, ma alla prima sconfitta tra l'altro contro l'Inter, non abbiamo preso 5 gol col Sassuolo come l'anno scorso, abbiamo preso dall'Inter in circostanze in cui poi dopo il terzo la partita era finita, tra l'altro, bisogna sempre cominciare a tirare fuori il capitolo dell'allenatore. Mi chiedo perché a Roma nessuno ha detto niente, perché a Bologna nessuno ha detto niente, perché in casa col Torino andava tutto bene, perché quando abbiamo vinto lo scudetto andava tutto bene. Io credo che certi tifosi si meritino Giampaolo, Tabárez e questa gente qua, con tutto il rispetto per Tabárez, che comunque, vabbè, è stato comunque un maestro di calcio, ma al Milan ha toppato. Sono letteralmente stanco. Io, siccome ci sono già tanti che attaccano Pioli, io Pioli lo difendo. Che sbagli delle cose probabilmente sì, ma dico probabilmente perché io non ho il patentino da allenatore come molti di quelli che vedo, insomma, che leggo, che sanno tutto, che danno a contro a Pioli anche se un loro parente va ricoverato in ospedale. Io sono letteralmente stanco. Allora, si può criticare, ma con un po' di equilibrio. L'Italia deve finirla di fare questo spot per il quale dopo una sconfitta e dopo 4 partite in croce bisogna cominciare a cambiare tutto, cosa che sarebbe successa anche contro Simone Inzaghi. Perché se l'Inter stasera perdeva, io sono sicuro, sicuro, se l'Inter avesse perso male, che molti avrebbero cominciato a discutere Inzaghi. Io per esempio discuto Allegri, perché secondo me la Juventus è stata molto rovinata con i giocatori che ha dal non gioco di Allegri. Ma non è che sarà sempre stata solo colpa di Allegri, no? Era colpa, d'altronde io mi ricordo tanti pullman al ritorno da Milano dove si diceva che Ancelotti era un incapace, che stava sempre così e non dava motivazione alla squadra, stesse critiche si fanno. Il tifoso deve sempre dire l'allenatore non motiva la squadra. Cazzo, abbiamo vinto uno scudetto con Pioli, abbiamo fatto una semifinale di Champions League, ma perché, se volete, riprendiamo Giampaolo. E la cosa che a me fa imbestialire è che non esiste ovviamente memoria storica. Faccio un esempio: l'anno scorso, sempre a proposito di derby, dopo aver preso scoppole dalla Lazio, scoppole dal Sassuolo, eccetera, ma basta, ma dobbiamo mettere un centrocampista in più. Siamo andati al derby di ritorno in campionato, quello che abbiamo perso 1-0, con un centrocampista in più, perché abbiamo giocato a 5, abbiamo cambiato modulo, abbiamo perso 1-0 lo stesso, però se non altro ne abbiamo pigliato solo uno, abbiamo tenuto. No, lì, dopo aver gridato che ci voleva un centrocampista in più, la critica era: no, ma perché il Milan non può non giocare il derby, no, è una vergogna, non può non giocare il derby. No, in quel momento era necessario, perché dovevamo coprirci, perché venivamo da 3-4 sconfitte di fila con 4 gol presi tutte le volte, era normale. Allora, quando mette un centrocampista in più non va bene, quando non lo mette non va bene, quando gioca con un modulo non va bene, quando gioca con un altro modulo non va bene, poi mi arriva nel telefono una fotomontaggio di Antonio Conte con la bandiera del Milan. Certo, chiamiamo Conte, per carità, io sono sempre stato anche dalla parte sua, perché delle volte c'è stato un periodo in cui forse ne avremmo avuto bisogno, ma se viene Conte e con un 4-3-3, il 4-3 diventa 3-5-2, cominciamo a non giocare la partita, a spararvi alla palla e la gente si lamenterà del non gioco di Conte. Per cui la parola d'ordine è sempre quella: equilibrio. Io non lo so, sono molto arrabbiato di questo, quando questo paese, credo mai, perché non credo che calcisticamente, già istituzionalmente non ce la fa, non ce la farà neanche
calcisticamente ad avere quella parolina magica che si chiama equilibrio. L'avventura di Pioli al Milan finirà come è finita quella di Sacchi, come è finita quella di Capello, per tanti differenti motivi. Sacchi aveva spremuto tutti, Capello gli erano state imposte delle clausole contrattuali che non avevano il verso, lui giustamente se n'era andato, secondo me. Finirà anche quella di Pioli, ma non c'è bisogno di fare dello show tutte le volte contro non solo un allenatore, ma contro un uomo. E questo lo dico a tutti i tifosi di tutte le squadre, per tutti gli allenatori. Poi ci sono degli allenatori che sono più bravi o meno bravi, però io credo che la cosa che mi amareggia di più è sempre un minuto dopo la fine della partita, vista sul divano, su DAZN, comodissimi. Io è l'una, sono tornato dallo stadio, non è che voglio dare lezioni, però c'è... non è che mi sono divertito, io ero là, figurati se mi sono divertito, e ho preso un acquazzone poi all'uscita dallo stadio, quindi è stata un po' una metafora, è andato tutto storto, di sentire della gente che continua imperterrita quando si perde una partita a criticare subito tutto e a tornare a dire che le cose non va, che addirittura ho letto l'epurazione andava completata con l'addio di Pioli perché doveva andare via, quando fino a 3 mesi fa davate tutti addosso a Cardinale perché aveva cacciato Maldini, Tonali, eccetera. Io non capisco quando mai avremmo un minimo di equilibrio in questo paese. Bene, già 11 minuti che rompo le scatole, adesso la faccio finita. Stiamo calmi, chiudo con una battuta, perché per sdrammatizzare devo dire che forse è meglio che non abbiamo preso il sesto. Ecco, buonanotte.